Crotone Pescara, posticipo della 22esima giornata. Colombo chiede una prova di carattere per non vanificare quanto di buono ha fatto nei primi due mesi e mezzo di campionato. Fiducia all'11 schierato con Latina 9 giorni fa. Crotone privo di Petriccione, causa squalifica dell'infortunato Bogos. 4-3-3 in attacco. Lerda lancia al primo minuto l'ex Dursi nel tridente completato da Chirico e Gomez. 10 gol a testa. Cominciano dalla panchina gli ultimi arrivati, Cernigoi e Derrico. La Pescara comincia benissimo questa gara, 12esimo in contropiede, c'è questa transizione da Tupta a Cupone, il destro, il palo interno, ma la palla poi termina fuori, anzi no, viene tenuta in campo da Crialese. Comunque molto sfortunato Cupone, a digiuno di gol dal 30 novembre, doppio palo addirittura, doppio palo. Adesso abbiamo visto molto bene la conclusione in diagonale di Cupone, a digiuno dal 30 novembre, la trasferta di Franca Villafontana. Al 27esimo la replica del Crotone, Chirico, raddoppio di marcatura di Craia, uno contro uno con Milani, il suo sinistro a giro, insomma la solita giocata, il pallone che scheggia il palo destro della porta difesa da Plizzari, gran giocatore Cosimo Chirico, classe 91, trascorsi nel Lanciano nel 2011-2012. Qui il fallo clamoroso, il rigore solare non concesso al Pescara. Guardate l'intervento di Golemic, il capitano del Crotone, su Brosco che cade a terra. Non c'è replay, ma il rigore è solare. L'arbitro ha lasciato proseguire il signor Trebolada della sezione di Monza. Il tentativo di Cupone, la palla termina alta sopra la traversa della porta difesa da Dini. Siamo al 56esimo, ancora in contropiede la Pescara con De Sogus, uno contro uno con Papini, ex difensore centrale della Lucchese. Il tiro centrale telefonato, nessun problema per Dini. Qui la grande opportunità per Awa, entrato in corso d'opera su sponda, sulla sponda molto intelligente di Guido Gomez. La palla termina altissima, spreca una limpida opportunità il Crotone per sbloccare il punteggio, poi ci prova su calcio franco da posizione decentrata Cosimo Chirico, la palla sorvola la traversa della porta difesa da Plizzari. Siamo all'81esimo, ci sono le proteste da parte del Crotone, braccio attaccato al corpo secondo me di Crescenzi sul tentativo, sull'assist, il pallone in profondità di Crialese che protesta all'indirizzo del direttore di gara. L'azione continua sul versante opposto, il cross di Chirico, colpo di testa, palo rete di Vitale che anticipa Crescenzi. Crescenzi aveva preso il posto da qualche minuto di Cancellotti. 81esimo, Crotone 1 Pescara 0. Il gol sarà poi il gol partita, firmato di testa da Vitale, scuola Juve, classe 97, trascorsi nel Lanciano, stagione 2015-2016 in Serie B, 21 presenze da gennaio a giugno. È l'uomo partita di questo posticipo, un fermo immagine ci dicono, scagiona la terna arbitrale, dunque posizione regolare da parte di Vitale. Poi all'83esimo ancora Chirico che sgomma sulla destra, il suo tentativo fuori misura con il destro, il piede a lui meno congeniale, inquadrato con la maglia numero 38 appunto Cosimo Chirico, riparte in contropiede sempre il Crotone con il Pescara che è passato nel frattempo alla 4-2-3-1 con l'ingresso in campo anche di Delle Monache, uscito Aloy nei minuti finali della partita. Non accade nulla in questa azione. 91esimo, attenzione, una possibilità per il Pescara che manovra bene tra le linee, poi il tentativo di Milani, palla in mezzo respinta, quindi Colai entrato al posto di De Sogus, la finta su Papini, il suo sinistro sporcato, blocca a terra al centro della sua porta Dini. 95esimo, 4 minuti di recupero, quasi 95esimo, non accade altro, triplice fischio del direttore Trebolada, direttore di gara Trebolada della sezione di Monza. Finisce 1-0 per il Crotone, decide questo posticipo il gol di Vitale a 9 minuti dall'epilogo della contesa. Nelle ultime 8 partite, 4 punti, la crisi del Pescara sul piano dei risultati continua.